highway is alive tonight. But nobody's kidding nobody about where it goes. Oggi canta la depressione americana, le ingiustizie, gli emarginati, quello che definisce con ironia il nuovo ordine mondiale. Il nuovo disco di Bruce Springsteen è tutto acustico. I richiami a Dylan e a Woody Guthrie non sono solo omaggi, ma vere e proprie sintonie poetiche, un modo di intendere la vita, di opporsi agli sfavillanti miraggi americani. Una famiglia operaia di Freehold, New Jersey. È lì che suo padre cambiava un lavoro dopo l'altro, mentre la madre faceva la segretaria da un avvocato. Quando Bruce finì il liceo, i suoi genitori si trasferirono in California, ma lui rimase lì. Sbarcava il lunario suonando la chitarra nei club della costa del New Jersey, senza un soldo, ma felice. Non ho mai preso un aereo finché non ho inciso un disco. Allora, se si voleva andare in qualche posto, si doveva mettere da parte un po' di soldi, un po' di... abbastanza benzina e un po' di roba da mangiare. E questo è il modo in cui noi abbiamo attraversato il paese in quei giorni. Eravamo io e un altro ragazzo. E una volta l'anno, attraversavamo così gli Stati Uniti. Sai, dovresti avere, forse devi avere almeno 100 conigli nel cappello. Non posso credere che sto lasciando questa donna sola nel mondo. Questa è la mia mamma. Dietro le quinte di un recente concerto di Springsteen, sua madre Adele ha ricordato i vecchi tempi. Una volta abbiamo portato a casa una macchina nuova e i ragazzi quasi non ci credevano. Voglio dire, è passato tanto tempo. Papà aveva quella macchina che non andava a retromarcia. Dovevamo spingerla tutte le volte fuori dai parcheggi. Dovevamo parcheggiare agli incroci perché non si poteva tornare indietro. Avrebbe immaginato tutto questo? No, non avrei potuto. Soprattutto allora non avrei mai potuto immaginarlo. Loro hanno lavorato come pazzi per tutta la vita, sai? E non è una situazione in cui la gente, in cui noi potevamo pensare alla fortuna. Capisci cosa voglio dire? Queste sono cose che succedono sempre a qualcun altro. Ragazzi, questa è la mia storia della serie Nata una stella. Asciugatevi gli occhi, tirate fuori i fazzoletti! Quei giorni sono diventati lontanissimi da quando Springsteen ha realizzato il suo terzo album nel 1975. Un disco considerato dai critici uno dei migliori dell'intera storia del rock. Born to Run. Springsteen ha sempre avuto un rapporto difficile con il successo, non solo perché è una persona timida, quanto per tutto ciò che il successo comporta rispetto al messaggio della sua musica. Un problema che è diventato estremamente concreto al momento del suo maggiore successo commerciale, l'album del 1984, Born in the USA, che ha venduto 27 milioni di copie in tutto il mondo. I temi di Born in the USA sono stati completamente travisati, in particolare per quanto riguarda la canzone che dà il titolo all'album, dedicata alla vita di un veterano del Vietnam. Esperti e politici videro nella canzone di Springsteen una versione rock dell'inno nazionale. Perfino il presidente Reagan provò a usare l'immagine di Springsteen adattandola alla sua campagna elettorale. America's future rests in a thousand dreams inside your hearts. It rests in the message of hope in songs of a man so many young Americans admire, New Jersey's own Bruce Springsteen. Springsteen non fu felice di quel discorso perché decisamente contrario al presidente Reagan e alla sua politica economica. Per me era una politica sbagliata. Voglio dire, l'efficienza dell'economia non è la cosa più importante. Un paese non si giudica solo dai suoi risultati, ma dalla sua pietà, dalla salute e dal benessere dei suoi cittadini. Questa è l'essenza del suo spirito. Dopo l'episodio di Reagan, Springsteen iniziò la sua personale campagna per sostenere le cose in cui credeva. In America la cosa più importante è sempre chi è il numero uno. Questa è la storia dell'America. Non è la vera storia americana. Ma è la storia che ci viene proposta tutti i giorni, tutti i giorni. Chi è il numero uno di oggi? Forza, celebriamolo, portiamolo fuori da qui. Chi è il numero uno di domani? Nella mia vita ho trovato in qualche posto ragazzi che hanno avuto fortuna. E questi sono gli Stati Uniti d'America. Tutti lo possono fare, ti dico, ma non è vero.
Però la storia della tua vita è una di quelle che fa dire alla gente: ehi, qui c'è questo ragazzo che viene dalla classe operaia di un paese del New Jersey. Questo è il sogno americano. Senti, lavorare sodo ti può portare da qualche parte. Può farlo. Certo che può. Uno su un milione, forse. Per qualche ragione può avere un colpo di fortuna e il sogno si avvera. Le cose vanno male quando questa storia viene generalizzata. Lavorare sodo non è abbastanza. Puoi chiederlo a tutti gli operai disoccupati in giro per l'America. Mentre il suo duro lavoro e la sua fortuna hanno portato a Springsteen un grande successo professionale, la sua vita privata gli ha dato più di una preoccupazione alla fine degli anni Ottanta. Fallito il suo matrimonio con l'attrice Julianne Phillips, Bruce si è innamorato di una corista del suo gruppo, Patti Scialfa. Oggi i due sono sposati e hanno tre figli. Come Springsteen, anche Patti è nativa del New Jersey. Diversi anni prima che si innamorassero, lui la conobbe in questo club della costa del New Jersey. Hey, lei è nata in una città qui vicino. Ci siamo conosciuti proprio qui, dietro il bancone. Com'è iniziata? Voglio dire, com'è nata questa relazione? Dobbiamo proprio parlarne. Springsteen è riluttante a parlare della sua vita privata. Ci ha chiesto di non riprendere i suoi figli nella sua casa di Los Angeles, una villa costata 14 milioni di dollari. Per anni, però, ha parlato spesso in pubblico di una sua questione personale, la sua difficile relazione con il padre. Ne ha parlato sul palco di un concerto. Papà, quando stavo crescendo, ci attaccavamo tutto il tempo. Io portavo i capelli molto lunghi, giù sulle spalle. Avevo 17-18 anni. E tu mi rompevi di continuo per questo. Oggi parlare con suo padre è molto più facile perché alla fine hanno fatto pace. Il fatto stesso di essere a sua volta padre ha aiutato molto Bruce. E ora riportare i suoi figli qui nel New Jersey della sua adolescenza ha per lui una grande importanza simbolica. C'è qualcosa che riguarda, ti dirò, prendere per mano tuo figlio sulla stessa strada in cui tu hai tenuto la mano di tuo padre. Springsteen non ha voluto rispondere alle critiche di chi ritiene che l'ambiente operaio delle sue canzoni e le sue radici di povertà mal si adattano alla sua casa lussuosa di Los Angeles. È più difficile per te ora, quando racconti queste storie, quando scrivi queste canzoni, tenere un contatto reale con la gente di cui parli? No. No. No, perché io penso... Io credo che i tuoi punti di vista fondamentali e le tue scelte politiche provengano dal cuore delle tue emozioni, della tua psicologia, cose che si sono formate attraverso le tue precedenti esperienze. Io ho vissuto con la gente, a livello della gente, ho attraversato il paese da una costa all'altra sul rimorchio aperto di un camion. Ho vissuto nei sobborghi della classe operaia e ho vissuto in posti molto, molto ricchi. Ci sono brave persone e pezzi di merda a ogni angolo di strada, sai. Questa è la sola cosa che so. A 46 anni, Springsteen continua a scrivere cose che gli vengono dal cuore, sperando che il suo pubblico continui ad ascoltarlo. Credo che da oggi in poi mi sentirò motivato come mi sono sempre sentito nella mia vita. So chi sono e cosa faccio, so quello che voglio. Si raggiunge un'età in cui non si può più aspettare, in cui è bene vivere per come ci si sente, con le idee e la personalità che si vuole avere.